Sarà una buona Pasqua, non straordinaria perché ancora secondo me c'è abbastanza forte la concorrenza della montagna e perché c'è una tendenza a diluire i pernottamenti nei 3 weekend importanti che si susseguono, Pasqua, 25 aprile e 1º maggio. Lentamente si sta andando verso il tutto esaurito, per cui non possiamo certo parlare di delusione rispetto alle aspettative. Anche perché le prenotazioni, soprattutto per giugno e luglio, sono veramente straordinarie. È un turismo in ottimo stato di salute, quello descritto mercoledì sera nell'ultima puntata di Per Contro, andata in onda sul Noi TV. In Versilia, dopo una Pasqua quasi da tutto esaurito, le prospettive per l'estate sono molto buone. Il settore, tuttavia, deve ancora fare i conti con la carenza di personale stagionale che si registra da alcuni anni. La scorsa estate in Toscana sono mancati all'appello circa 10.000 addetti, tra camerieri, bagnini e receptionist, rimpiazzati da lavoratori a chiamata e cooperative esterne. E quest'anno siamo sugli stessi livelli. Per invertire la rotta, sia per i sindacati che per le associazioni datoriali, è necessario potenziare la formazione dei giovani negli istituti alberghieri, ma soprattutto migliorare le condizioni di lavoro, rinnovando i contratti nazionali fermi da molti anni a livelli di retribuzione ormai obsoleti. Noi abbiamo, per quanto riguarda la provincia di Lucca, nel settore del turismo, degli accordi territoriali che comunque, seppur scaduti da anni, vanno rivisti, ma sono tuttora vigenti. E devo dire che da contatti più o meno informali, insomma, con le associazioni datoriali, c'è tutta l'intenzione di riprenderli in mano, di riaprire un dibattito, una discussione. Quindi l'auspicio è quello, sostanzialmente nel corso del 2023, di portare, diciamo così, a termine una discussione e tutta una serie di intendimenti che possano migliorare la qualità della vita del lavoratore del settore, stabilizzarlo, creare un'occupazione, diciamo, strutturale.